la mia emozione di stasera più grande è stata dopo lo spettacolo. Si è chiuso il sipario e c'erano bambini di 6 anni, ragazzi adolescenti, attori, artisti, conigli, e trampolieri, tutti si abbracciavano e si volevano bene. E in un momento così terribile per il nostro mondo, vedere questa coesione legata alla cultura è stata una delle emozioni più grandi della mia vita, penso. Mi sono veramente emozionata a vedere quanto il teatro aveva fatto diventare uniti un gruppo di persone che fino a 2 settimane fa non si conoscevano nemmeno. È stato meraviglioso. Studenti e attori professionisti insieme sul palco del Teatro Petrarca di Arezzo davanti ad una platea che poche altre volte dopo questi 2 anni di pandemia era stata così numerosa. Lo spettacolo voluto dalla Fondazione Guido d'Arezzo, Le straordinarie avventure della piccola Alice, è stato portato in scena da 20 lucenti con musiche eseguite da una straordinaria orchestra della Toscana e ha visto la collaborazione degli studenti del Liceo Coreutico Piero della Francesca e dell'Istituto Comprensivo 4 novembre. Bellissimo. È il nostro mondo delle meraviglie, fare teatro con i bambini, soprattutto in un periodo del genere, ci dà tanta gioia. Si tratta della lettura del romanzo di Lewis Carroll che intende coinvolgere il giovane pubblico in un viaggio da sogno che prende le mosse proprio da quel pomeriggio nel quale lo scrittore inventò per la sua giovane musa ispiratrice, Alice, i personaggi dello stregato, del cappellaio matto, della lepre Marzolina e si conclude con il racconto delle vicende del manoscritto. A destra abita il cappellaio matto, a sinistra la lepre Marzolina. Un percorso, insomma, dove si intrecciano fantasia, immagini, musica, dove lo spettatore si immerge davvero in un paese delle meraviglie e che per 50 straordinari minuti riesce a far dimenticare la realtà in cui stiamo vivendo.